got the power. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, per nostra sfortuna, siamo nel finale di Crash Bandicoot Warp. Iniziamo subito a fare uno degli ultimi due livelli di questo mondo e dopo c'è il boss. Crash, Coco, ricordate, il dottor Cortex non è il solo nemico. Guardatevi da Uka Uka, figlioli. È più pericoloso di quanto si possa immaginare. Sì, e ho perso l'udito per minimo 10 minuti. Ah, adoratissime queste gare. Ovviamente ci metterò 1000 anni a finirle, come il mio solito. Acab. Qua. Oh, numero. Attenzione. Il rosso crash. Il rosso crash. Attenzione, è sesto. È lui, è lui. È lui. È quinto. Cazzo! E perde. No, ma io... sono coglione, io so che esiste il salvataggio rapido, però non lo uso mai. Anzi, sì, nell'ultima puntata l'ho sfruttato come una puttana, perché tipo ogni punto in cui arrivavo salvataggio rapido, quindi lo sfruttavo un casino. Però adesso dobbiamo vincere. Attenzione, sorpassa. Attenzione, vedi un'altra. Oh, numero. Ok, salto la velocità perché sennò mi incula. Ok, siamo quarti. Siamo terzi. E siamo terzi. Vaffanculo. Sì, per chiunque se lo sta chiedendo, è la marca che pensate voi. Ok, dai. Iniziamo proprio a bestia. Oh, boh. Buono, cioè con la gara della moto che io la odio. Tanto salviamo qua. Ta. Ok. Ok. E supera due. Subito. Di già. Prende il salto in volo. Ok. Ok. È già sesto. Già sesto. Si fa sentire. Oh, incredibile. Sfrutta le sue doti che non ha doti, quindi cosa sta usando non lo sa nemmeno lui. Attenzione, supera sulla fascia. Qua non perde come l'ultima volta. Attenzione, stanno per tamponarlo. Incredibile, è il culo del terzo, è il culo. Ha superato il terzo. Incredibile. Adesso lui è il terzo. Ne mancano due alla vittoria. Ne mancano due. Solamente due. Sono là davanti. Davanti a lui. Sono qua. Riesce. Gli ha il culo del secondo. Oddio. È andato fuori di gara. Ok. Sto superando il secondo. È vicino al secondo. Supera il secondo. Ora è lui il secondo. Attenzione, è vicino al primo. Attenzione, arriva vicino al primo. Il figlio di puttana lo butta fuori strada. Attenzione. Rivelazione sconvolgente. I tizi in sto gioco sono dei bastardi.
cosa che non avrei mai potuto dire. E ce la fa alla seconda. Proprio magico. Magicarrimo. O magichissimo. L'ho dita fredde. Cazzo. E ce la fa. Crash fa il balletto idiota. Te lo meriti. No, vabbè. Niente balletto idiota. Ok, Crash. È il tuo penultimo livello. Ho detto bene. Ok. In teoria, vabbè, non sarebbe l'ultimo, però. Noi lo consideriamo ultimo perché non consideriamo anche quelli segreti. Siamo in Egitto. Figa, ci sono andato tre volte io. Anche quattro. In teoria. Ta 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 ta. Ok. Il coccodrillo. Crocodile Django? No, non mi ricordo. Non l'ho mai visto quel film. Quindi non so veramente come si chiama. Ala. Tanto io sfrutto sempre la mia tecnica. Tecnica da bastardo. Oppure rotto in culo, come mi chiamano ovunque. Il mio secondo norma ormai è Leonardo rotto in culo. Salva. Tac, tac, tac. Aspetta. Tac, tac, via. Buono. Hai un prudo all'orecchio. Ok, questa parte è bastarda. Lo so già. Vabbè. Non è tantissimo. No, devo prendere la fatina. Che palle. Ah, aspetta. Oddio. Buono. Vedo un Gishamotren. Ma che schifo. Lo posso fare anche tranquillamente così. Sì, ma mi è morta la fatina. Mi era morta la fatina, sai com'è. Ok. Fatina, non morire. Mi servi. Oh, che cazzo so di dove sto andando. Sì, ma non vedo. Non vedo. Oh! Alla. Questa è una bella cosa. Uno. Due. Guardate com'è. Tre. Questo è tipo modalità immortale. Tipo sei Super Mario alla stella. Noi abbiamo Aku Aku. Proprio incredibile. E rompe tutte le scatole che ha davanti. Però è finito l'effetto. Porca la schifezza. Cieco punto. Comunque abbiamo Aku Aku livello 2. Tipo non l'abbiamo mai avuto. Quindi è una specie di miracolo. Però abbiamo preso Aku Aku livello 3. Perché ho una torcia, no? L'Enel anche qua manca. L'Enel manca ovunque. Ok. Tac, tac, tac. Oh. Tac, 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 tac. Ah, aspetta. Mi suicidio! No! Ho detto mi suicidio! Ok, vado rapido. Adesso è lì. In pratica adesso il gioco è solo. Arriva alla fine. Se non ci arrivi, sei fottuto.
E che cazzo. Anche se non abbiamo preso tutte le scatole non importa, perché il nostro obiettivo è finire Crash oppure uccidere Neo Cortex insieme al nostro amico Crash. No, no. Ah, magico. Ok, vedo. Ah! Odoacre! Non so chi sia. Ok, abbiamo la fattina di Link. Piuttosto li lascio in vita. Ok. Ok. Devo fare rapido. Oh, finito il livello. Vabbè. Capita. Buono, buono, buono. Siamo già arrivati al boss. Un cazzo buono. Perché lo so che adesso dura un'eternity. Salviamo, non si sa mai. Ah, Neo Cortex. Ok. Piccolo discorso prima del boss. Cortex sei un coglione. Finito il discorso del boss. E possiamo andare a completare Crash Bandicoot Warped. No. Apparecchio. Cioè, c'hai i denti che... Cioè, non hai le labbra. Questa volta dovrei essere arrabbiato, in collera, col fumo che mi esce dalle orecchie. Ce le hai le orecchie? Ah sì, ce le ha, sono di tre capelli. Dovrei essere fuori di me, non è vero? Ah già. Infatti siamo furiosi. Ma sembra che ti sia sfuggito un piccolo dettaglio. Cosa? Un piccolo fattorino arancione. Adesso che hai raccolto tutti i cristalli, tutto quello che dobbiamo fare è sottrarteli. Col cazzo. Adesso ci vedrò un bel poker. Crash Bandicoot, per l'ultima volta. Dammi i cristalli. Ci metterò un bel po' adesso. E come dovrei ucciderlo? Teoria. I raggi di coso delle due maschere mi dovrebbero fare male. Ecco. Ha tre colpi. Anche... Eh sì. Anche se vado da Aku Aku. Ah, non ho il bazooka. Ok, buono a sapersi. Anzi, un cazzo. Buono. Ma vaffanculo, va. Sto sporco. Ok. Ma va. Che sporco. Ma... Sì. Un colpo. Vai. Boom, bitch. Motherfucker. Due. Ok, buono. Cazzo no. Adesso fanno la giravolta alla Crash. Vedo chi li ha visti. Ok. Adesso la vedo un po' più magra. La storia. Ok. Sì. E siamo a due.
Ho fatto così però. Sì, avete capito. Ok, cosa fate adesso? Oh merda. Tipo fanno lo slam. Si vengono addosso. Ok. Salva. Lui sta mettendo le... Buono. Oddio, già finito. No, no. C'è un altro mondo. Scarpe veloci, percorre più velocemente, tieni pronto R2. No, no. C'è un altro mondo. Lo so già che c'è un altro mondo. Non è possibile che mi finisce così il gioco. No, no, no. Sconfitto di nuovo. Non è giusto. Forse dovrei ritirarmi su una bella spiaggia. Con un cocktail enorme e una donna con due grosse borse del ghiaccio da mettermi in testa. Non è ancora finita, bandico. Lo so. Ci sono ancora le gemme. So che non è finita. Troppo semplice. No. No, ma dai, è veramente così finito. Ma che cazzo... Ma che cazzo di via? Cioè, è stato uno dei boss più semplici del mondo, eh. Cioè, Engine era più difficile. Dai, non mi è servito. Ok. Vabbè. È finito Crash. Ok, piccolo discorsetto. Perché non ho voglia di saltare i titoli di coda, perché so che ci sarà un video finale. Perché di solito è sempre così. E poi nei giochi vecchi c'era sempre il video finale. Comunque, Crash era ed è ancora uno dei migliori platform per PlayStation 1, anche per adesso, cioè è uno dei platform migliori che ha fatto... Che cazzo si dice? Che ha avuto una fama così grande da far conoscere Naughty Dog a chiunque, e dopo hanno fatto Jack and Dexter. E come cazzo si chiama? No, Uncharted e basta. Vabbè. The Last of Us, che è uscito l'anno scorso. Comunque il gioco era bello, vabbè. All'epoca era un capolavoro, adesso è bello perché, cioè, tutti i bambini che sono cresciuti in quell'età prima dei 2000, oppure anche che sono nati nel 2000, hanno giocato a Crash. E Crash è uno dei giochi preferiti, è uno dei miei migliori giochi, è uno dei miei giochi preferiti per PlayStation 1, insieme a un altro, forse anche a 3, perché c'è anche 4. La voce di Dottor Cortex, Uka Uka, Clay Brown, Nenjin, vabbè, Aku Aku, Entrafi, Dengodair! Del 98, Universal Interactive Distributed, Inc., Software, Code, Copyright, 1998, Naughty Dog, Inc., The Studio, Interactive Studio, Inc. Comunque, tanto, lo so che c'è un video alla fine. Mettetemi un video. Veramente? No. Dai. Non prendetemi per il culo. Dai. Ma veramente. Cioè, è già finito così Crash. Cazzo. Sì, comunque non è che serve poi tantissimo la corsa. Cioè, ok, corri, però. Va bene. E dispiace averlo già finito così, perché me lo... me lo ricordavo che... Anzi, mi speravo che almeno fosse un po' bella la fine, invece no, cioè, finale banalissimo, Crash vince, cioè è stato uno dei boss con... aveva la vita minima perché aveva solo 3 colpi ed era semplicissimo da battere, cioè, ad esempio, lui, Engine, era quello più difficile perché dovevi stare là a mirare e dopo lo dovevi uccidere 2 volte. Poi invece... Questo qua, che è quello del tempo, non è che sia stato tanto difficile, perché alla fine devi solo evitare i raggi e dopo saltare dalle piattaforme.
Beh, non ne parliamo di Dingo Dile, che era una minchiata assurda. Cioè, lui sparava il fuoco, tu dovevi evitare il fuoco e dopo, grazie al suo sputo, al suo lanciafiamme, dovevi fargli distruggere i cristalli che lo proteggevano. E già, beh, Tiny Tiger, cioè, ti lanciava i leoni, basta che stai fermo da una parte e facevi toc, toc, toc. Dopo, correvi un po' alla cazzo di cane in mezzo alla pista, lui si fermava e lo beccavi. Ne ha minchiato. Comunque, termino qua il let's play di Crash Bandicoot Warped o Crash Bandicoot 3. Farò un altro gioco della PlayStation 1 famosissimo che inizia per, che finisce per 3. Che poi in realtà non è un vero 3, neanche questo Crash, però in cronologia noi lo conosciamo come Crash Bandicoot 3. Che Warped io non l'ho quasi mai chiamato, sono sempre chiamato, oh, conosci Crash 3? Poi era... bellissimo. Oh, fottetevi in WhatsApp. Comunque, spero vi sia piaciuto il let's play e ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino a qua. È stata dura. Comunque, spero vi sia piaciuto il video e tutto quanto il let's play. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace qua sotto, scrivere un commento se vi va e scrivete anche delle domande così a cazzo di canis per prossimo fuck più time of fuck vlog o Crash non giocare con quel cazzo di, come si chiamano, yo-yo. Ok, comunque mettete mi piace alla pagina di mettete mi piace alla pagina di Facebook, che scriverò a volte perché sinceramente scrivo solo delle minchiate tipo. Però vabbè, poi iscrivetevi qua su YouTube se vi va e noi ci vediamo al prossimo let's play. Ciao.